Questo filmato vi parlerò di Nauticus, gestore delle finestre, come ben sapete. Qua sono su Ubuntu 14.04 LTS, ambiente grafico Unity. Vado ad aprire Nautilus per vedere qual è l'argomento di cui vi sto per parlare. Come vedete, qua siamo sulla home, ovviamente, ci sono le cartelle del sistema, quindi documenti, immagini e via via dicendo. E qua c'ho una nuova cartella in cui c'ho delle immagini. Facendo clic con il tasto destro si apre il menu contestuale, diciamo il menu con le varie opzioni, c'è apri nuova scheda, taglia, copia, sposta su, rinomina. E in più nell'insieme c'è apri nel terminale. Apri nel terminale non lo trovate quando installate il sistema operativo. Quando installato Ubuntu non c'è apri nel terminale. Quindi questo l'ho aggiunto io in precedenza, prima di fare il video. A cosa posso dire? Praticamente si è scaricato un programma e c'è un editor di testo, versione Gedit, quindi TXT. Cosa succede? Che aprite direttamente appunto con Gedit. In questo caso, invece di aprire con l'editor di testo, potete aprire direttamente il terminale e quindi utilizzare quelle righe di comando per installare il programma. Oppure modificare la cartella sempre aprendo con il terminale, quindi non dover specificare il percorso della cartella. Vi faccio un esempio: usr slash share slash che so io background, e quindi andare a finire nella cartella del percorso. In questo caso potete utilizzare questa variante, aprire direttamente il terminale. Come si installa questa variante nel menu? Dovete, ora riduciamo in miniatura il Nautilus, potete utilizzare o il terminale oppure il gestore pacchetti. Andiamo sul gestore pacchetti, che è più semplice. Anche se quello che dovete digitare non è che sia così complicato nel terminale. Andate sul gestore pacchetti se l'avete e fate così: open, quindi io sto digitando open trattino Nautilus, se non erro. Quindi digitando già open trattino Nautilus è andata a finire su questa dicitura in cui è descritto Nautilus trattino open trattino terminal. Quindi questa vi dà la soluzione, questa è la soluzione per poter inserire nel menu questa variante. Ovviamente io già l'ho installato, voi cliccherete sul quadratino in bianco, quindi cliccate su install e quindi installerete tramite il gestore pacchetti. La variante del terminale è che dovete digitare sudo apt-get install nautilus-open-terminal, quindi digitare appunto questo che c'è scritto qua. Chiudiamo. E poi troverete non subito, quindi facendo poi tasto destro dopo aver fatto questa operazione di inserire questa variante, non troverete subito nel menu apri nel terminale, non lo troverete. Dovete chiudere la vostra sessione e poi riaprendo la sessione, quindi facendo il login di nuovo, andate di nuovo su Nautilus, provate e troverete appunto questa variante. La troverete dopo essere rientrati nella sessione. Ora chiudo il Nautilus. Quindi avete visto in questo video che c'è questa variante, perché Nautilus di sé non porta questa scelta. Spero sia stato interessante questo video. Un saluto a tutti da Salvatore, soprattutto ai linuxiani che fanno passaparola, smanettano tramite dei blogger o facendo dei tutorial come questo, insomma, danno, diciamo, un risalto a New Linux, a tutte le cose che potete fare appunto con questi sistemi operativi che sono alternativi a quelli a pagamento tipo Windows oppure
Mac dell'epoca. Ciao ciao a tutti.